Ciao, ciao a tutti e ben ritrovati. Questa è la seconda parte del tutorial dedicato alla realizzazione di un modello base di gonna, quindi la realizzazione di una gonna dritta, diciamo, a partire proprio dalla costruzione del cartamodello su misura. E nella prima parte del video, che vi linko qui nel caso ve lo siate persi, avevamo visto proprio la costruzione di questa base che, come già avevo detto, ci permette non solo di realizzare una gonna dritta, ma è una sorta di punto di partenza per creare poi innumerevoli varianti. Quindi tutte le tipologie di gonne, escluse quelle derivanti dalla ruota, partono proprio da questa base che abbiamo realizzato. E nel video di oggi vedremo una piccola variante, quindi probabilmente la modifica più semplice che si può apportare a questo modello e che ne va comunque a cambiare, diciamo, un po' l'aspetto e la forma. Nel video che seguirà, invece, l'ultimo di questa trilogia, andremo proprio a confezionare la gonna, quindi taglieremo insieme il tessuto e poi cuciremo. Io vi lascio quindi a questa breve parte di tutorial, ringraziandovi come sempre per le vostre visualizzazioni, i vostri commenti e tutto l'affetto, che sempre mettete in quello che mi scrivete. E per chi non fosse iscritto al canale, vi prego gentilmente di farlo se il video, sarà di vostro interesse, insomma, se vi sarà utile, e come sempre magari attivate la campanella in modo da rimanere aggiornati su tutti i video pubblicati. Io vi ringrazio, vi mando un bacione e alla prossima, ciao! Eccoci con il modello base realizzato insieme nel video precedente. Il modello può naturalmente essere anche lasciato così com'è, ottenendo un effetto di gonna a tubo, oppure, come già detto, può servirci come base di partenza per sviluppare altre gonne. Poiché personalmente non sono un amante della gonna dritta, ho deciso in questo breve video di mostrarvi una semplicissima variante che ci permette di trasformare questa gonna da dritta a leggermente svasata. Partendo sempre dal dietro, per effettuare questa modifica dovremo andare ad allargare la linea del fondo di qualche centimetro. Il numero dei centimetri è un po' a nostra discrezione, in base al nostro gusto e anche, se vogliamo, alla lunghezza della gonna. Io ho deciso di aggiungere alla mia parte di fondo 5 centimetri, quindi andrò a fare un segno. Dopodiché, a partire dalla linea del bacino, andrò a tracciare una diagonale fino al segno indicato. Ecco, vedete, in questo modo la linea del fianco della gonna è completamente cambiata. Non ho più un fianco dritto, ma ho un fianco che scende obliquo, creando un effetto, diciamo, un po' trapezoidale. Questa è proprio la variante più semplice, il modo più semplice anche di ottenere una gonna svasata. Ripeterò naturalmente l'operazione anche per la parte del davanti, quindi allargherò la linea del fondo sempre di 5 centimetri e poi andrò a unire questo punto con la linea che va a indicare il mio bacino. Quindi unisco con una diagonale. E anche sul davanti ho ottenuto lo stesso effetto. Vi do poi un piccolo consiglio: per evitare che la gonna sul lato, nella cucitura, crei nel fondo un pochino di becco, per così dire, andiamo a togliere lungo questa linea mezzo centimetro, naturalmente sia sul davanti che sul dietro, e poi andiamo leggermente a stondare, quindi partiamo un pochino in niente fino ad arrivare al segnetto che abbiamo fatto. In questo modo, vedete? Ottenendo così un effetto leggermente sollevato del fondo, nel punto del fianco laterale.
Volendo possiamo poi arricchire la nostra gonna con un cinturino in vita. Realizzare questo cinturino è semplicissimo, è sufficiente in sostanza creare un rettangolo. La lunghezza del rettangolo è determinata dalla nostra circonferenza vita più la misura dell'agio più qualche centimetro per le cuciture e la chiusura. La larghezza sarà a nostro piacere, possiamo stabilirla noi in base all'altezza del cinturino che vogliamo avere, quindi anche se vogliamo creare un effetto più o meno di gonna a vita alta. Nel mio caso io qui ho lasciato 10 cm di larghezza perché ho calcolato circa 4 cm di altezza cinturino. Il pezzo lo prenderò su stoffa semplice, quindi la parte andrà poi ripiegata e quindi 4-4-8 più un paio di centimetri per le cuciture e le rifiniture, in totale 10. Bene, il modello è pronto e vi do quindi appuntamento al prossimo video in cui vedremo il vero e proprio confezionamento di questa gonna. Grazie, alla prossima!